Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. In 12 mesi, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni ha guadagnato il 9,5%, o meglio, sì, esattamente il 9,4% in 12 mesi. Quindi, se noi facciamo il 9,4 diviso 12, ha guadagnato uno 0,78% ogni mese, cioè quasi un punto percentuale ogni mese, ed è arrivata a un record storico per un partito di destra, perché Giorgia Meloni è a capo di un partito di destra, non parliamo di centro-destra, e quindi è arrivata alle soglie del record storico che fu di Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini, che era al 16, 15 e 99, qualcosa del genere se non ricordo male. E quindi adesso Giorgia Meloni è addirittura al 15,9 secondo un sondaggio Tecné del 20 di luglio del 2020. Quindi vediamo che però dall'altro lato specularmente la Lega di Matteo Salvini ha perso esattamente anzi, ha lasciato sul campo 12 punti percentuali, perché la Lega di Matteo Salvini adesso è al 24,9. Esattamente 12 mesi fa aveva un 36,9%. Quindi la Lega ha perso un punto percentuale al mese e uno 0,78 lo ha guadagnato Giorgia Meloni. Quindi possiamo dire realmente che una parte dei voti della Lega sono andati a Fratelli d'Italia e un'altra parte piccola, ma comunque di un certo valore, è andata a Forza Italia di Berlusconi, che da un 5,5 sarebbe ancora adesso intorno all'8,3%. Quindi se voi ci mettete un 8,3% di Forza Italia meno, gli togliamo un 5,5%, diciamo che Forza Italia ha guadagnato un 2,8%, mentre Fratelli d'Italia ha guadagnato un 9,4%. Se voi guardate quello che ha guadagnato Fratelli d'Italia più Forza Italia è un 12,2%. La Lega ha perso un 12%, quindi abbiamo visto un flusso di voti all'interno del centro-destra, perché alla fine i voti più o meno sono rimasti quelli. Probabilmente qualche voto è andato con il Movimento 5 Stelle, che incredibilmente si attesta, vediamo un po', al 15%. Mentre Fratelli d'Italia è esattamente al 16% ed è il terzo partito italiano per questo sondaggio in collaborazione tra l'agenzia Dire e l'istituto Tecné proprio del 20 di luglio del 2020, quindi un sondaggio recentissimo. E qui abbiamo visto, analizzando, che c'è stato un cambio di voti. È emblematico. Se voi guardate sul canale, nella community, c'è voi che partito votereste se si potesse votare domani, e la maggioranza ha votato Lega su questo canale. Però alla domanda fatta ieri, chi vorreste capo del governo, vince Giorgia Meloni. E questa domanda l'ho fatta ben 3 volte in 3 sondaggi e ha sempre vinto Giorgia Meloni. Quindi, almeno dai dati del canale mio, che ha circa 65.500 iscritti, risulta che la maggior parte sono votanti della Lega che però preferirebbero capo del governo Giorgia Meloni. Questo fa riflettere, diciamo che lascia ampio spazio alla riflessione. Ma andiamo a vedere intanto quello che sono le intenzioni di voto politiche
nazionali proprio rilevate da Tecné oggi. Allora, il primo partito rimane la Lega di Matteo Salvini con il 24,9%, perde lo 0,4% rispetto alla settimana scorsa. Il PD guadagna lo 0,2% e arriva al 20,2%. Quindi, visto che spesso si guarda la distanza tra il primo e il secondo partito, la distanza tra i due partiti è del 4,7%. Poi abbiamo Fratelli d'Italia al 16% che guadagna lo 0,2%, il Movimento 5 Stelle di Maio, possiamo dire, o di Grillo, al 15% guadagna uno 0,3%. Forza Italia, sempre in costante risalita, guadagna lo 0,1% e è all'8,3%. La sinistra guadagna lo 0,2% e arriva al 2,9%. Azione di Calenda al 2,9% guadagna lo 0,1%. Quindi dopo Forza Italia vediamo che non c'è più nessun partito che se si votasse in questo momento potrebbe entrare in Parlamento o in Senato. Quindi abbiamo solo la Lega, il PD, Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Abbiamo solo cinque partiti che in questo momento, con questa legge elettorale, potrebbero entrare in politica. Voi sapete che la legge elettorale che c'è adesso si chiama, l'hanno chiamata, perché non è il nome ufficiale, Rosatellum, che ha una soglia di sbarramento, vuol dire che i partiti che non raggiungono almeno 3% nei voti alle elezioni politiche non possono entrare, cioè tagliati fuori per tutta la legislatura, che duri un mese, un anno, 5 anni, sono tagliati fuori. Quindi quelli che vi vado a leggere adesso sono i partiti che in questo momento sarebbero tagliati fuori. La sinistra 2,9%, guadagna uno 0,2%. Azione di Calenda 2,9%, guadagna lo 0,1%. Italia Viva 2,7%, guadagna lo 0,2%. Più Europa all'1,9 guadagna lo 0,1. I Verdi sono al 1,6 guadagna lo 0,2. Se facciamo il calcolo di quanto racimola l'area di governo, vediamo che abbiamo il 20,2 del PD, gli sommiamo il 15% del Movimento 5 Stelle e poi realmente abbiamo un 2,7% di Italia Viva, anche se non dovessimo, anche se non dovremmo contarla, perché sarebbe tagliata fuori dai giochi in quanto meno del 3%. Quindi l'area di governo in questo momento avrebbe il 37,9%. Quindi me lo segno per vedere 37,9%, ma se dovessimo togliergli il 2,7 di Matteo Renzi, perché sarebbe fuori dai giochi, avremmo un 35,2%. Mentre se guardiamo l'area di centrodestra, abbiamo il 24,9% della Lega più il 16% di Fratelli d'Italia più l'8,3% di Forza Italia e abbiamo un 49,2%. Meno 37,9 abbiamo un più 11,3% se contiamo Italia Viva e se togliamo Italia Viva abbiamo un 14% in più. Quindi delle cifre assolutamente indicative della realtà attuale. Quindi queste sono ecco. Il dato è questo. Fratelli d'Italia avrebbe superato anche lo storico traguardo del 15,7 toccato nel 1996 da Alleanza Nazionale. Quindi, però, attenzione che il 15,7 era una votazione. Qui stiamo parlando di un sondaggio. Dunque, realmente è un sorpasso di un sondaggio su un'elezione. Non sarebbe propriamente corretto poter dire questo. Bisognerebbe aspettare una prima votazione politica nazionale per decretare il sorpasso storico di Giorgia Meloni a Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini. Però
Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate. Grazie e buon proseguimento di giornata.